Ciao a tutti amici, bentornati su Age of Mythology Returned. Oggi vi voglio mostrare questa modalità arena e per impedire ai titani di conquistare la Terra. Sono molto curioso di questa modalità nuova. Non perdiamo tempo e vediamo subito. Allora, Antopiano tutorial. Sono Gaia e sono contro Crono. Le ricompense, e queste sono le radici sferzanti di Gaia, leggende ed eroi infliggono danni ad area. Molto bello. Quindi Gaia, difficoltà, diciamo difficile, mettiamo un difficile, così bestemmio. Andiamo. Oddio. Sogni fastidiosi, Castore? Tuo padre Arcanthos aveva lo stesso problema. Generosa Gaia, cosa ti porta nei miei sogni? Altri guai, ahimè. Mio figlio Crono, purtroppo, è sempre stato, come dire, piuttosto difficile. Già, un amante delle falci affilate. Ma pensavo che Crono fosse rinchiuso nelle profondità dell'erbo, non è così? La sua cattiveria non è così facile da tenere a freno. Sono in atto eventi eccezionali e terribili, Castore. Ti offrirei volentieri il mio aiuto, ma come posso sperare di influenzare i conflitti delle divinità? Oh, lascia fare a me. Prega, ma stato. Urek! No, allora, devo dire. Crono! Cioè. Wow! Mac! È come se Eschlost, Mac! Dici! fosse. Eschlost! Osto! Una Yushi! campagna. Come se Osto! fosse nata Mac! campagna, Osto! praticamente. Yushi! Eschlost! Qui viventi Yushi! al padre. Wow! Eschlost! Mac! Yushi! Oddio! Poro Ma non mi ricordavo che faceva così poco danno, Castro. Osto! Foliar! Yushi! Ma Nintendo c'ha un attacco speciale, che dovrebbe essere questo? No. No, Mac! Osto! Mac! Comunque, Eschlost! prima di continuare, devo dire una cosa. Questa modalità arena nel Age of Mythology vecchio sarebbe stato quasi impossibile farlo. Cioè, questa engine, tra virgolette, nuovo, che ci permette di avere una totale libertà su determinati trigger, che ovviamente io devo imparare in generale, però dico proprio a livello generico, ti fa fare queste cose qua. Nel vecchio editor sarebbe stato quasi impossibile, perché ci dovevi perdere veramente i mesi. Qui hanno creato questo che è semplicemente fantastico, cioè Urek, Yushi. una cosa del genere da potevi solo sognare. Scopos. Faccio danno ad Aria adesso. Ti ho benedetto con radici sferzanti. La prossima volta che i nemici ti circonderanno, se ne pentiranno amaramente. Quale onore, Madre Gaia. Aspetta, cos'è questo rumore? Crono intende trascinare i suoi servitori striscianti oltre le porte del tempo stesso. Quel vortice è vicinissimo al villaggio. Alle armi! Mac! Eschlost! Osto! Yushi! Mac! Quindi adesso io dovrò gestire questa città. Hergios! Voliard! Scopo? Yushi! Che mi danno ad area? Burek, Eschlost, Yushi. Eh sì, l'ha fatto, sì. Il potere della tua grazia mi scorre nelle vene. Mi ricorda Mac. questa parte dove hai la Eschlost. benedizione di Yushi. Gaia,
mi ricorda a grandi numeri, ma grandi proprio, Narax in Imperium 1, la guerra carnica. Mi dà proprio quella vibe. Veramente, beh, una vibe veramente vecchia come il cucco, però bella, davvero bella. 5 mirmingoni e 2 canate, come si dice? Non lo so, non mi ricordo come si dice. E io devo costruire innanzitutto una guilda economica, perché ne abbiamo bisogno adesso. Cosa che non si può fare, quindi io costruirei un'armeria. Allora, non c'è molto da costruire, pertanto io direi di costruire, scusate il gioco di parole, un'altra casa. Dopo l'armeria. Ah, ok. Così ci facciamo questi potenziamenti che ci servono. Facciamo anche la fanteria media. L'esercito può, portando qua, mi sa che aspetteranno. Abbiamo un bel po' di spazio adesso. Quindi io direi di fare innanzitutto un altro abitante. Perché così intanto noi prendiamo l'oro e sono 4. Poi ne mettiamo un altro a prendere la legna. 9 in cibo va benissimo. E ci sviluppiamo un po' le armi. Perché così avremo questi soldati un po' più forti. Burek, most intim. Ok. Scop, Yuji, ma Yuji, è slow. Almeno hanno un minimo di attacco e difesa, perché serve. Veramente serve. Allora. Sono già 7. Facciamo le 7, così ne avremo 10. Yuji. Hergios. Mac. Posto. Io le torri non le posso costruire. No. Sì. Scusate, questo nome. Scopos. Presumo che adesso si andrà in attacco appena questo finirà. Che avremo 5 mirmidoni. Mirmingoni. Mac. Yuji. Anche loro possono ottenere i benefici. Va bene. Ammo già c'è il tempo, è vero che così se sbagli poi togli subito. Ok. Oddio. Burek, Eschlost. Porca miseria. Ottimo lavoro, Castore. Ora è il tuo turno di passare all'offensiva. Le forze di Crono sono feroci, Madre Terra. C'è qualcos'altro che puoi fare per aiutarmi? Ma combatti e zitto. Ho tentato di mandare dei rinforzi in tuo aiuto, ma il mio perfido figlio è riuscito a congelarli. E allora li libererò. E vai, va. La tua leggenda può ora scongelare questi redi vivi. Quindi se io vado qui, avrò... Posso passare alla eroica. E non è male. Bimot. Oppure... No, voglio... Yushi. Fate dei vostri arci degli eroi. E anche loro potranno usare le mie radici sferzanti. Come? Arci. Come arci. Ergios. Eschlost.
Che meraviglie hanno creato gli artigiani di Atlantide. Si ripareranno a vicenda dopo la battaglia. Sì, però vabbè, no, niente. Arci. Arcus. Ma bastava di arcieri. Ma apprezzo comunque. Apprezzo comunque. No. Apprezzo il fatto. Sì, però si costano. Sì, sì, un attimo, un attimo. Mi sa che adesso posso. Eh no. Chi è che manca? Tu. C'è un esercito completo di eroi, perché così saremo veramente indistruttibili. Sti gran cazzi. Eccomi. Madonna mia, ma è assurdo. Fortissimo. Porca miseria. Questo Bimut sarà a difesa. Yushi, Eshlo, Max, questi distruttori abbatteranno qualsiasi struttura che i nemici possano mai erigere. Sì, li conosco gli Atlantidei, Castro. Grazie comunque per la tua disposizione. Yushi. Colpite le costruzioni dei nemici con le vostre robuste zanne, possenti Behemoth. Dai, su! Cazzo ci vuoi? Ah, su, forza! Madonna mia, che lentezza! Dai, dai! Mi porto solo questa prima missione. Che comunque... qualità è veramente sopra la media. Ed è eccelsa. Non posso veramente dire niente a riguardo. Sono veramente... colpito e contento allo stesso tempo, perché mi sento molto positivo. Ovviamente questa è la missione, la prima, vabbè, sti cazzi. Però devo dire, quale bravi, mi dà la tua benedizione. Porterò con me tanta forza per sempre. La benedizione rimarrà, anche se diminuirà man mano che ti allontanerai. Giusto, da questo luogo. Ci sta, ci sta. Ora ci sta. Viene. Ciò che hai sperimentato non era che un assaggio delle macchinazioni di quel ribelle di mio figlio. È un po' di issues qua, eh? Fatte stronzate. Eccoci. Semplice. Radici sferzanti di Gaia. Mostra il post partita. Mi sa c'è più grande, so di su, giustamente. Ah, ok, quindi la mappa c'era comunque, ok. Io pensavo che si costruiva, poi si andava in attacco. Ragazzi, che dire? Veramente bello. Vuoi davvero uscire? Sì, perché tanto abbiamo fatto. Continuiamo. Adesso io posso equipaggiare la mia benedizione. Ho sbloccato anche un achievement. Va bene. Andiamo! Ho affrontato irte falangi, robusti muri di scudi, cariche di cavalleria, ma mai orde che uscivano da vortici. Ah, ma quindi sempre dopo costruire, quindi. Purtroppo dovrai abituarti a scontrarti con queste brutte sorprese. Crono farà di tutto per ostacolarci. Grazie. Vabbè. Ma non temere. Continuerò a produrre altri guerrieri per voi, anche se dovranno essere scongelati. Ah boh, sì, sì, va bene. Vuoi ricevere aiuto come battaglie schermaglia? Per voi, io non lo so, quindi sti cazzi. Che vuoi? Ma di al suono la base nemica. Burek. Ma
Molto interessante. Yuji è lost. Allora, dobbiamo... A questo punto io direi sì, costruiamo un palazzo. Possiamo anche fare qui. Questo cos'era? Ah, sì. Ci generano favore. Ergios, Yushi, Eslo, e Poro Bras! Skopos, Burek, Ma, Yuji. Yuji, Eslost. Ma. Yuji. Skopos? Va bene, non indugiamo oltre. Non dico che vingo, però... Così, intanto che voi attaccate là, io distruggo perché serve. Forzi nostri, i nostri allenati. Facciamo, distruggiamo qua, va. Andà, vittoria assicurata. Perfetto. Finito l'oro? Per Jones? Ah sì, finito l'oro. Grazie. Me lo manco accorto. Bello un automa guerriero. Il sole può anche tramontare, ma segui sempre una nuova arma. Ok. Questo che fa? Costi in vero dei popolani. Il video può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Questa è la parte veramente ottimo, mi sono veramente divertito. Vabbè ragazzi, grazie per aver visto questo video, noi ci vediamo sul prossimo, ciao ragazzi!